L'Open Day della scuola calcio al Caravaggio Sporting Village con la gioia dei tanti bambini in compagnia di Antonio Floro Flores. Accesso libero sui diversi campi della struttura sportiva partenopea per un allenamento speciale dedicato alle categorie dal 2017 al 2020. Le foto con il tecnico del Benevento Under 17 e le emozioni di un bellissimo pomeriggio vissuto insieme. Sono del parere che quando ci sono i bambini di mezzo è sempre un grandissimo piacere. Nulla è scontato, anzi, ripeto, è per me un piacere non restare qui e poter addirittura lavorare per una società all'avanguardia che ha voglia di progettare il futuro sui giovani. Per me è un motivo di vanto e di orgoglio e sono veramente fiero e onorato di poter farne parte. Ripeto, oggi mi godo questo momento perché pure io ho 4 figli, poi abito a 2 passi da qua e per me è la prima volta che calpesto questo bellissimo centro, quindi ripeto, sono contento e con molto orgoglio lo faccio. C'è tempo per l'Under 17, però insomma è lo sviluppo del settore giovanile a tutti i livelli per il Benevento. Ma ripeto, oggi strutture come queste in Campania è un bene avercene, quindi non ce ne sono tante, averne di così vuol dire far crescere un bambino nei modi migliori, gli istruttori comunque che sono all'avanguardia e danno la possibilità ai ragazzini di poter crescere serenamente, di non fargli passare la voglia di giocare a calcio, che oggi noi abbiamo un grande compito, quello di poter insegnare ai ragazzi quello che hanno insegnato a noi e dobbiamo renderci disponibile per loro, perché comunque se oggi qualità scarseggia è perché è anche compito nostro, è doveroso poterlo tirare fuori e tante volte si pensa a se stessi e non è il bene del ragazzo. Ecco, la fantasia che deve tornare al centro secondo te? Divertimento. Fa capire ai genitori che i figli non sono uno sfogo, ma sono un modo per poter farli divertire, perché io ho iniziato ad avere pressione quando ho iniziato a guadagnare, quindi so cosa vuol dire. Poter trasmettere quello ai ragazzi fino a un'età dove possono divertirsi e vedere il calcio non come una cosa che magari può sembrare chissà che, ma un divertimento. E poi da lì, tanto se hai qualità, quella la arriverà, ma con gli istruttori giusti e con le strutture giuste quello può venire fuori tranquillamente. Dicevi 4 figli, sicuramente vedendo tanti bambini torna anche Antonio piccolo in questi momenti. Beh, la mia infanzia l'ho vissuta qui, quindi Fuorigrotta, Rione Traiano, Soccavo, fa parte della mia vita. Ogni tanto guardarsi indietro e ricordarsi da dove si proviene penso che sia un motivo di orgoglio, perché puoi dimostrare e far credere ai ragazzi che c'è sempre una grande speranza di poter fare qualcosa di bello e poter aiutare magari al prossimo di fare una carriera importante e di poter dire io ce l'ho fatta. E i ragazzi devono capire quello, che calcio è anche questo. Il calcio a me mi ha dato vita, mi ha dato una famiglia, ma mi permette di poter star bene con loro, di poterli crescere bene. Ma non tutti a volte ci riescono in questi quartieri e tante volte magari si smarriscono e si rovinano. Quello fa male, perché sono cresciuto anche io con questi ragazzi così e oggi vederli in certe situazioni fa male. E quindi il sorriso, sport ed educazione in sintesi. Sì, divertimento, piacere, venire qua pure con la pioggia, tempesta e non lasciarli a casa perché non succede niente. È il piacere di giocare a calcio col sorriso, non deve essere un problema arrivare a campo ed essere un peso. Lasciarli liberi e farli vivere il momento, farli godere questo momento che penso che tutti quanti noi vorremmo questo, essere un po' bambini per poter calpestare questi campi. Io ormai non ce la faccio più, la mia età ho finito e spero di poter insegnare qualcosa ai miei ragazzi. Dal Caravaggio Sporting Village alle attività del settore giovanile del Benevento Calcio con Floro Flores Testimonial per il gran lavoro svolto dal club. È un allenatore che sta con noi nell'Under 17 da quest'anno, una persona eccezionale oltre che un ottimo compagno di viaggio, insomma. Quindi penso sia una cosa positiva anche per tutti i bambini, fargli conoscere quello che è stato un po' il suo percorso, come le sue passioni, quello che ha fatto, che ha svolto durante le giornate, insomma, e fargli capire che con il sacrificio si può arrivare in alto. Anche per te, come vivi questa atmosfera? Perché ci sono davvero tantissimi bambini sui diversi campi. È bello, io sto qua 2 volte a settimana, è un lavoro diverso da Benevento, insomma, però è un lavoro che mi appassiona
perché vedere questi ragazzi, bambini, poi venire qui con il sorriso e la spensieratezza che hanno ancora adesso, quindi che speriamo se la portano più avanti possibile, è sempre positivo. Noi cerchiamo di insegnargli qualcosa per farli almeno diventare un po' grandi e fargli capire che il calcio comunque è una scuola di vita, oltre che un pallone che rotola su un campo. Poi da qui a fare altro ce ne vuole, però ci proviamo. Calcio che garantisce tanto, soprattutto educazione per questa età. Sì, assolutamente, è proprio quello che ti dicevo. Qui l'ambiente è sano, è positivo, è frequentato da persone comunque per bene, quindi si sceglie questa scuola calcio anche per l'accoglienza che ti dà, per la disponibilità che c'è in questo posto, per gli istruttori, sono tutti ragazzi educati e preparati, e quindi venendo qua si possono unire tante cose insieme, ti ripeto, non solo il pallone sul campo, ma anche tanti altri fattori. Qual è il messaggio che ti viene in mente quando, ricordando anche il tuo percorso e vedi tutti questi bambini? Allora, noi non avevamo la fortuna di avere tutti questi campi a disposizione, quindi noi siamo cresciuti pane e pallone, proprio come si dice, quindi stavamo sempre in mezzo alla strada e giocavamo in mezzo alla strada, quindi oggi si hanno delle strutture importanti e adeguate con allenatori preparati, non come ai nostri tempi, e quindi c'è maggiore possibilità di formazione, anche se paradossalmente si perde poi quel pizzico di spensieratezza e fantasia in più che potevi avere quando giocavi in strada con i compagni. Non c'erano casacche all'epoca, non c'erano porte, c'erano due zaini e maglie buttate così e ti divertivi ugualmente, quindi sono cambiati i tempi, però veramente questo può essere un'occasione per far lavorare tutta questa gente, questi ragazzi, nella maniera migliore possibile. Si possono abbinare diversi dettagli, sia quelli del passato ma anche proiettati al futuro. Assolutamente, infatti io giù faccio delle lezioni di tecnica, ho tutti gli attrezzi del passato, diciamo, perché mi piacciono e perché penso che siano proprio da lezione, che possono far da lezione, possono servire tantissimo con metodi, diciamo, un po' più antichi, però sono sempre alla fine le cose migliori, quindi piano piano unire un po' le due cose e far sì che questi ragazzi si divertino il più possibile. L'impegno del Caravaggio per la scuola calcio, ma non solo, tantissime le attività a disposizione degli iscritti. Cerchiamo di creare sempre opportunità per i ragazzi e quindi dei momenti in cui possano mettersi alla prova, conoscere dei campioni o comunque delle persone nel mondo professionistico del calcio che possono osservarli, dargli delle opportunità. E questa è una cosa per noi molto importante sia nel calcio che in altri settori, dove comunque cerchiamo di coltivare sempre l'aspetto sportivo soprattutto, ma anche l'aspetto agonistico dei ragazzi e la loro crescita. Antonio Floro Flores riassume le varie posizioni e garantisce quindi un'opportunità per i ragazzi, per i bambini. Sì, diciamo che lui impersonifica proprio quelli che possono essere i valori dello sport, quello che cerchiamo di trasmettere quotidianamente anche con gli istruttori, quello che è il nostro lavoro che facciamo con i ragazzi, perché molto spesso non è solo vincere una partita, allenarsi, giocare bene a calcio, ma è anche sapersi comportare in campo, avere un atteggiamento, un carattere e la capacità di andare avanti nella vittoria ma anche nella sconfitta, e quindi avere quel passo in più che cerchiamo di dare ai ragazzi nella loro crescita. Tanti bambini sui diversi campi. Sì, la fortuna che ne abbiamo sei campi, 5 di calcetto e 1 di calciotto, quindi oltre ad avere poi un campo esterno, quello regolamentare, dove portiamo i ragazzi più grandi. Facciamo una sorta di percorso, li prendiamo da quando sono piccolissimi e poi cerchiamo di coltivarli nel tempo con diversi cambi di allenatore, diverse crescite anche sportive che cerchiamo di offrire durante gli anni in cui loro poi rimangono con noi al Caravaggio. Non solo scuola calcio, anche l'attività fisica tra nuoto, palestre, c'è di tutto. Sì, noi cerchiamo di offrire, siamo uno dei pochi centri su Napoli che ha tante attività. Abbiamo il nuoto, dove facciamo sia nuoto per bambini, quindi scuola nuoto, ma anche nuoto agonistico. Abbiamo una scuola di danza, abbiamo la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, abbiamo le arti marziali, quindi facciamo taekwondo, e abbiamo anche introdotto discipline un po' nuove come la pole dance, e proviamo ogni volta a introdurre discipline per i ragazzi che possano quindi ampliare quello che è il margine di azione e la possibilità anche di scelta, perché molto spesso nella fase di crescita dei ragazzi è bello anche che loro possano provare quella che è una disciplina più attinente al loro carattere, al loro gusto, alla loro personalità, e quindi diamo la possibilità di spaziare su diversi fronti. La prossima sfida per il Caravaggio è sempre dietro l'angolo? Sì, noi cerchiamo sempre di migliorarci, ovviamente è una struttura molto grande, oltre 24.000 metri quadri, quindi sempre da gestire, amministrare, oltre 5.000 iscritti.
abbiamo anche attività di noleggio campi, campo scuola estivo, balneazione solarium, quindi cerchiamo di destreggiarci tra le mille attività che si susseguono nel tempo. Nel passato abbiamo dovuto affrontare situazioni un po' complesse, però sembra che adesso ci sia un ritorno allo sport da parte della cittadinanza e della popolazione, e questa cosa ci sta dando coraggio di continuare nella nostra attività.